Adesso vedremo il punteggio, successivamente vedremo il punteggio e la sua avversaria. Non è Franchini Irene? Allora, aspettiamo che ci diano i nomi, che riesce a individuare i nomi. Allora, abbiamo una francese contro la tedesca. Mi arrivano delle notizie un po' strane. Io sono convinto di vedere Franchini Irene là in fondo. 34 Franchini, 22 la sua avversaria. Quindi siamo sul 34 a 22, dopo aver tirato i pidocchi, prima di arrivare sulle ultime due piazzole. Crediamo proprio sia Irene Franchini contro la francese. Allora, finalmente notizie esatte. Abbiamo Franchini Irene contro la finlandese. Si avvicinano per tirare alla freccia ai 50 metri nel bersaglio da 60, mentre constatiamo il risultato finale dello scontro precedente con Maccagno che ha vinto per 44 a 29 contro il tedesco e ha vinto 44 a 29. Tedesco Peck contro Maccagno 44 a 29. Mentre sono già sul picchetto pronte ad accedere, stanno solo aspettando che arrivi. Questo scontro è per la medaglia d'oro. La finlandese ha vinto la semifinale contro l'Ucraina. Vediamo le due compaudiste pronte. La targa di 60 centimetri a 50 metri è pronta Franchini Irene, la sua prima freccia. Tirata la prima freccia un 6. Risponde con un 1 purtroppo la finlandese. Seconda freccia di Franchini Irene, un 5 basso, mentre si prepara a tirare la finlandese. E allora, non è Devi ancora aggiornato. aggiornare, vediamo Franchini che ha Ah, qua. 45 punti in questo momento, mentre purtroppo è una mix 1-0. Irene chiude con un 4, credo, e si porta a 49 contro i 23 punti. Deve ancora tirare però una freccia. Finisce con un 2, tre frecce basse. Vediamo un po' se Il riesco. risultato in questo momento dovrebbe essere Franchini 49, Astrid 25. On Pauwime, yes.
Sì, vieni, vieni. No, 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 devi venire. Abbiamo allora anche il piacere di avere qui con noi Elisabetta Mino, a cui cederemo immediatamente il microfono. Aspettiamo. Anche perché in questo mese di agosto è una delle ragazze che affronterà la finale del circuito europeo, quindi con il mix team sarà a Wiesbaden per affrontare la finale del circuito europeo. La vediamo arrivare in questo momento. Allora, ci sta per raggiungere Elisabetta Mino qui in postazione. A cui io cedo volentieri e con piacere il microfono. Allora, avevamo detto che l'avevamo vista insieme a... un altro azzurro pararceri, saranno, immagino, adesso glielo chiederemo, Elisabetta in gara nel tiro alla targa. E allora 49-25, un vantaggio più che cospicuo per l'atleta delle Fiamme Azzurre Irene Franchini, atleta della nazionale, che si va, io nel frattempo provo a mettere il risultato giusto, ma non riesco a vedere, vabbè, ce ne faremo una ragione. E intanto ci ha raggiunto in postazione, quando manca una piazzola al termine, la sfida del compound femminile. E allora intanto do il benvenuto ai microfoni di Uarco a Elisabetta Mino. Ciao Betta. Ciao Guido. E allora, diceva giustamente il presidente, Elisabetta che ci rappresenterà insieme agli altri azzurri alla finale di Wiesbaden, un agosto impegnativo, dopo i campionati mondiali, dopo le qualificazioni paralimpiche. C'è stata anche la competizione di Nove Mesto, che ha permesso a tanti atleti azzurri di arrivare a questa finale istituita proprio da quest'anno del circuito pararceri. Una bella soddisfazione, perché siamo l'unica nazionale al completo nella finale di Wiesbaden. Mi diceva il presidente, c'è un atleta russo che non parteciperà, e quindi siamo l'unica nazionale che ha tutte e tre le squadre miste e almeno un atleta in ogni finale, quindi una bella soddisfazione. Significa che il nostro movimento è vivo e vegeto, soprattutto dopo il mondiale. Ci voleva anche un'ulteriore conferma per capire che, diciamo, a livello internazionale continuiamo ad essere una nazionale che vende cara la pelle, Elisabetta. Sì, diciamo che essere tutti quanti presenti. Intanto complimentissimi a Irene. E Irene che aveva un bel vantaggio ed è riuscita a chiuderla in bellezza questa sfida. Eccola qua, Irene Franchini, che si guadagna l'oro nel compound. Stavi dicendo, Betta, no, scusa dicevo, se ti ho... il fatto di essere comunque una nazione al completo è un fiore all'occhiello. Noi la Russia, diciamo che ormai nel medagliere è battaglia aperta, quindi il fatto che loro non ci siano tutti, meglio per noi. Abbiamo più possibilità di medaglia, vero? Certo. Questo è sicuro, anche perché possiamo dire anche al mondiale è stata tutte finali contro la Russia, in pratica, no, in tutte le divisioni. Il momento più impressionante è stato a Nove Mesto, dove hanno fatto tutte le finali tranne una per loro e hanno vinto una quantità di medaglie pazzesca, veramente. I complimenti sono d'obbligo, però un po' dall'altra parte rode. Beh, diciamo che noi in qualche maniera ci difendiamo, no, ci bene, però difesi, è vero, però, che la Russia in questo momento è davvero una nazionale leader, sicuramente in ambito europeo, ma lo è anche
in ambito mondiale, lo abbiamo visto appunto ai mondiali in Olanda, dove, ricordiamolo, i nostri azzurri, Elisabetta in primis, hanno ottenuto 7 carte paralimpiche. Ci è sfuggita veramente per un soffio la carta nel W1, che è l'unica divisione nella quale ancora non siamo qualificati. Dobbiamo dire un po' sfortunata. Se posso dire, è solo questione di completare la pratica. È vero, dobbiamo solo completare la pratica, perché avremo l'opportunità per qualificare anche il W1 e avremo anche l'opportunità di rimpinguare anche qualche altra carta, no? Per arrivare.